Nelle scorse settimane a livello nazionale si è parlato di una carenza di docenti, una problematica che però fortunatamente non ha riguardato la provincia di Pesaro e Urbino. Sentiamo le parole di Riccardo Rossini, presidente dell'associazione Presidi Marche, a proposito di questo argomento. Quest'anno abbiamo risposto piuttosto celermente al reclutamento dei docenti supplenti. Diciamo che siamo intorno al 90-95% del personale, sia docente che ATA, per cui dobbiamo semplicemente terminare gli uffici scolastici, devono terminare poi dopo successivamente le scuole per quelli che si chiamano gli ispezioni orari, cioè quelli che non hanno un numero superiore a 6 ore di supplenza praticamente, poi saranno le scuole a chiamare. Però ripeto, siamo veramente a buon punto dal punto di vista del reclutamento. Le zone più a rischio, devo dire, nelle Marche in questo momento non ce ne sono. Mi verrebbe da dire le comunità, ma non è vero, perché in realtà il sistema di istruzione è efficiente, tiene tutto sotto controllo e non c'è una gran differenza fra la costa e la montagna. L'anno scolastico Credo che piuttosto che. 2024-2025 porta con sé anche una serie di novità. Tra le più significative, il divieto di utilizzo dello smartphone in classe per tutti gli studenti, un divieto che vale fino alla scuola media. Ovviamente però tutto questo a eccezione di casi particolari come disabilità o disturbi dell'apprendimento. Sentiamo il preside Rossini a proposito di questo divieto. Credo che piuttosto che proibire si debba educare e insegnare all'uso consapevole di qualunque cosa, perché poi il cellulare questi ragazzi lo utilizzano 7, 8, 9 ore, 10 ore. È impensabile proibire senza spiegare il perché, per come e soprattutto senza educare. Io credo che un cellulare possa essere utilizzato prima della lezione, durante l'intervallo, cioè creare dei momenti che però devono essere rispettati. È questo che è importante, educare al rispetto. A rispetto delle regole, delle norme che ci siamo dati insieme in una comunità.